店をしてそこにかけた経費に対して相殺できるほどの市場が今の日本にはなくて、このコンコルソに関してはやはりその市場がまずあるところにつなげていくというその現実的なフォローですね、それがあったので応募することを決めました。僕らアーティストにとっては一番大事なのは多分作り続けること、まあ、お金稼ぐ、それはまあプロってことですよね。Ciao, io sono Andrea Zardin e di lavoro sono un gallerista. Sono la galleria Carte Scoperte qui a Milano. E Kimura, quando mi ha raccontato il progetto del concorso Arte Milano, ha espresso la stessa volontà su giovani artisti, su artisti emergenti giapponesi. E quindi l'ho trovato una cosa geniale e in perfetta collimazione con quello che era la mia idea di galleria e di lavoro. 10人のアーティストを選出してですね、各このギャラリーに展示されて散らばっていったんですけれども、その展示に対して、そしてそれをこう見に来ている人たちの反応に対して心から本当に喜んでくれて、まあ、来てよかったっていうふうに、まあ、まず思ってもらえたということが嬉しかったし、非常にやっぱり印象深かったのは各そのギャラリストですよね。できればもう本当今回だけじゃなくて継続的にこの作品は置いていきたいと、そのアートに対しての高い評価がもらえたということがすごく印象的だったと思います。ジャンニ・ザルディン、ガレリスタ della situazione。 Ora, ieri sera è stato un evento fantastico. Io poche volte nei miei 35 anni di vita professionale ho riscontrato un così vasto successo di pubblico, che è stato apprezzato da tutti, ma specialmente dagli addetti ai lavori, giornalisti, critici e curatori, che tutti si sono complimentati e tutti ieri, in tanti ieri, hanno chiesto perché non mi hai fatto far parte di questo evento. Io volevo partecipare, io volevo scrivere, io volevo essere uno di voi. E questa è la più grossa soddisfazione che io possa avere mai avuto, che ho mai avuto nella mia vita di gallerista. アーティストっていうのはアートを売ってそのお金で生活して豊かになってなんぼの、当然そうなはずなので、やっぱりみんなその職業としてアーティストを選んで、真剣に取り組んでるっていうことを当然みんな言ってるわけですから、いろんな人に見てもらいました、そういうことじゃなくて、まあ、当然それは必要なんですけど、まあ、そこから先実際本当に売れていく、でそれで継続していくっていうことを考えてやってるわけですから、だからまあ全くその日本だけでやってるのと違うその市場っていうものを提供するっていうことが目的ですから、世界が広がったんじゃないかなとは思いますね。はい。Sono Luciano Tellaroli, sono direttore artistico del Circolo Filologico Milanese, che è la più antica istituzione culturale di Milano. Watashi wa shiawase. Noi speriamo che Cannes sia anche una cerniera come questa opera di Abe, che unisca i giovani artisti giapponesi, i giovani artisti italiani, e si internazionalizzi, e che tra due anni anche i giovani italiani abbiano lo spazio a Kyoto come avranno i giapponesi in Italia. Ci sia veramente un interscambio profondo di arte e pensiero tra i due paesi.